Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, come leggete dal titolo, dopo tanti mesi ho deciso, dato che nell'altro video dove vi ho fatto vedere la mia asciugatrice, direi che è piaciuto molto, allora ho deciso di fare anche quello di come pulire la mia asciugatrice. E ciao fragolini, benvenuti in questo nuovo video. Come leggete dal titolo, vi faccio vedere come pulire l'asciugatrice Electrolux, se credo che si dice così, diciamo bene. Allora, dato che nell'altro video dove vi ho fatto vedere la mia asciugatrice, vi facevo vedere come si asciugavano i vestiti, eccetera. Un bel po' di persone mi hanno scritto che volevano vedere anche come si pulisce. E dato che le visualizzazioni sono tantissimi, tra le visualizzazioni e like che ho ricevuto sono tanti e sono rimasta senza parole perché vuol dire che questi video piacciono di più, allora ho deciso di farvi vedere anche di come pulire l'asciugatrice. Ovviamente è facilissimo, adesso vi lascio il video così almeno lo vedete. Se ci sono qualche domande interessanti, belle, non critiche e robe varie di come fare qui, la su giusta e sbagliando, eccetera, verranno tutti cancellati. Non perdo neanche tempo a rispondervi. Se sono commenti giusti, ovviamente vi rispondo e se volete farmi qualche domanda che non sapete qualcosa sull'asciugatrice, sono diciamo felice di rispondere a quello che mi scrivete sotto qua nel video. Calcolate che questa asciugatrice non è mia, è di mia mamma, per cui per adesso io la sto usando, però quando sarò nella casa nuova, giustamente sceglierò un'altra lavatrice molto più bella, con programmi eccellenti che piace a me, e poi vi farò vedere quando sarò e quando la comprerò, vi farò vedere la nuova asciugatrice che avrò in casa mia. Detto questo, prima che parlo troppo, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciarmi un like e un commentino qua sotto, mi raccomando, e se volete seguitemi su Instagram, che lì vedete tutte le cose private che ovviamente non metto quasi mai qua su YouTube, ma lì sono più veloci da mettere tra foto e storie. Per cui vi aspetto anche lì su Instagram, mi raccomando. Detto questo, vi lascio il video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Allora, vi faccio vedere come pulire l'asciugatrice. Questa qui di Electrolux. Questa. Allora, c'è anche sotto da pulire, però quello si pulisce 2 volte al mese per lo sporco. Dato che è sporco sotto, io lo dovrei pulire, però vi faccio vedere solo veloce veloce che cosa c'è, diciamo, da pulire e tantomeno da svuotare, perché c'è questo da svuotare e dentro da pulire. Quello lì sotto si fa 2 volte al mese per lasciarlo, diciamo, pulito. Vi faccio vedere. Allora, qui c'è il serbatoio dove c'è l'acqua, che praticamente adesso c'è l'acqua e dobbiamo svuotarlo. Per cui si prende e si svuota. Adesso è metà, però io lo svuoto praticamente quasi sempre. Se no, l'acqua la potete riutilizzare per il ferro a vapore. Di solito questo lo utilizza mia mamma per il ferro a vapore. E io la maggior parte la butto, però sinceramente si può utilizzare anche per il ferro. Quando è svuotata tutto, di solito quando è piena piena la svuoto sempre.
Però dato che è metà neanche, vi faccio vedere come si svuota, così almeno sapete. Non si sa mai. E poi la mettete dentro. E quello è fatto, per cui dovete svuotare qua l'acqua. Ve lo segna questo, vi segna che dovete svuotare l'acqua. E questa è la retina. Ovviamente adesso, anche se io l'accendo, non me lo segna. Perché giustamente ho spento quando ho asciugato i vestiti, l'ho spenta. Sono stata scema, però potevo farvelo vedere che mi segnava tutte e due da pulire e da svuotare l'acqua. Invece qua sotto, qua vi dice come pulire, diciamo, anche sotto, perché qua sotto, ovviamente sotto lì c'è un filtro, anche lì, che va pulito. Di solito dovrei pulirla con l'aspirapolvere che faccio prima. Solo che adesso ci vuole un bel po' perché sotto è sporca. Però iniziamo a farvi vedere che questo va pulito tutte le volte che va usata l'asciugatrice. Perché voi quando schiacciate qua dentro è sporco. E va sempre pulita. Questa la potete anche lavare. Potete lavarla questa. E poi lasciatela asciugare. Queste cose, cioè lo sporco, va. Adesso vi faccio vedere. Va buttato nel cestino, nella spazzatura, non nel water. Perché c'è gente che lo butta nel water e sta roba non va bene buttarla nel water. Per cui quando voi pulite e fate così, pulite, tirate via lo sporco, ovviamente lo buttate dentro. Per cui lo pulite bene, tirate via tutto questo così almeno quando dovete sciacquarlo. Io di solito lo sciacquo ogni tanto, almeno che è sporco sporco. Ok, scusate per la luce, ma l'altro telefono si è scaricato e sto usando l'iPhone perché quello del Samsung si è scaricato e non mi sono resa conto. Comunque, vabbè, quando avete pulito questo, adesso vi faccio vedere che si può lavare. Questo qua togliete tutto e lo buttate nella spazzatura, mi raccomando, non nel water perché queste cose qua inquinano e tantomeno non vanno bene buttate nel water perché c'è gente che in teoria non si dovrebbero fare. Per cui questo va buttato nel cestino. Ok, lo sciacquo veloce perché in teoria è pulito, di solito lo sciacquiamo quasi sempre, per cui lo sciacquo veloce e poi va asciugato con diciamo la salvietta normale del bagno e poi si mette dentro anche perché così almeno rimane pulito e poi quando usate di nuovo l'asciugatrice si sporcherà ancora, ma non è che tutte le volte dovete lavarlo perché se lavate sempre questo si rovina e si rompe perché questo è fragile e si può rompere, per cui ogni tanto se è proprio sporco sporco lo lavate. Per cui vi faccio vedere veloce, tanto per pulirlo, così almeno resta bello pulito. Io uso l'acqua fredda perché l'acqua calda secondo me non va bene. Poi fate quello che volete, usate l'acqua calda se volete, se no anche con una semplice lavata alla fine tanto poi si risporca di nuovo, per cui basta solo sciacquarlo, viene pulito e poi
lo asciugate normale, perché non potete metterlo così. Quando lo asciugate, questa qua va buttata, cioè va buttata in senso a lavare, non che va buttata, perché giustamente dopo è sporca e non è che vi dovete asciugare le mani. Con questa sporca. Allora, dopo averlo asciugato, tanto un'asciugatina velocissima ed è pronto. Ok, dopo averlo asciugato, che è bello pulito, ovviamente si mette qua dentro. E niente, qui è pulito, non dovete toccare perché sennò lo rovinate e ovviamente resta così. Va solo pulito qua e sotto, che adesso vi faccio vedere. Allora, qua dovete levar via, c'è questo che è il tappo, qua giustamente è sporco perché non l'ho ancora pulita, così almeno ve lo faccio vedere. Qui, allora, se uso l'aspirapolvere adesso voi non sentite niente, e poi devo andarlo a prendere dall'altra parte. Diciamo che non ho tempo perché poi devo andare a lavorare, per cui sto facendo veloce questo video. Qua va aspirata, perché qua ovviamente, anche se ci fossi lo straccio è meglio di no. Però vi faccio vedere. Allora, non so se vedete, però basta usare tipo questo e passarlo per pulirlo, cioè pulite sia qua, veloce. Non dovete usare prodotti perché si può danneggiare o rovinare, per cui mai usare un prodotto, anche perché ve lo dice anche qua, in poche parole, qua prodotti non vanno usati. Massimo aspirapolvere per aspirare qua dentro, che non tipo griglia, adesso mi viene il nome. Comunque, mi raccomando, c'è scritto anche qua sopra di non usare. Ovviamente con questo è un po' difficile perché gli angoli non vengono belli puliti, per cui dovete giustamente fare così, passarlo veloce. Adesso non si vede bene, vediamo se con lo zoom, ecco, con lo zoom forse ve lo faccio vedere meglio. Così, tirate via questo, ovviamente con una mano non è semplice perché sto tenendo il telefono per farvi vedere. Poi andrò a prendere l'aspirapolvere. E aspirare, però non verrà mai pulito come si deve, perché questo ci vogliono tipo dei pennelli, qualcosa per poi aiutare, però tanto poi qua si sporca, per cui ci vuole una passata veloce. Mi raccomando, queste qua solo con aspirapolvere, non passate lo straccio. Perché secondo me poi si rovina. E poi niente, quando hai fatto questa cosa qua, allora qua va chiusa così. Qua non riesco. E poi lo chiudete. In poche parole, va pulito. Comunque, ovviamente non l'ho pulito bene bene, perché serve almeno qualche pennellino per fare gli angoli, perché sennò, però diciamo che questo è quello che dovete fare per la pulizia. Credo anche gli altri
asciugatrice. Per cui non lo so, io, cioè, mia mamma c'ha questa qua, di solito lo faccio sempre io. Lei l'unica cosa che fa, svuota questo e pulisce lì. Invece sotto non lo fa quasi mai, lo devo fare io. Lei ha questa qua. Ovviamente quando io poi andrò nella nuova casa, perché questo video voi lo vedete praticamente gli ultimi, l'ultimo giorno che io sto, diciamo, registrando in questa casa. Per cui poi quando voi vedete questo video io sarò già dentro nella casa nuova. Ovviamente quando comprerò l'asciugatrice ci vorrà un bel po', per cui se ne parlerà verso novembre così, ma vi farò vedere poi la mia nuova asciugatrice, ve la farò vedere tutta, devo vedere quale scegliere, però dato che mi avete chiesto come si pulisce e eccetera, allora ve l'ho fatto vedere. Comunque è semplicissimo, cioè il dentro si pulisce così, poi giustamente va lavato qua, va passato qua il vetro, cioè va passato intorno, sopra, cioè, per cui va passato. Adesso questo video non voglio che dura l'eternità, però vi faccio vedere solo le cose più più quelle che mi avete chiesto, perché non si sa mai se qualcuno poi dice ma questo qua lo devo svuotare, cioè c'è gente che proprio dice ma qua perché non si riempie l'acqua, perché magari i tubi non vanno bene. I tubi non sono attaccati, se non si riempie l'acqua qua dentro, che qua ci deve essere l'acqua, se non si riempie questo vuol dire che i tubi non sono attaccati e non va bene. Ho ricevuto anche un messaggio di questo genere. E poi la stessa cosa con la pulizia, però tanto si vede sia sotto lì di come pulirlo e sia nelle istruzioni che vi lasciano quando ve la danno. Io non sono esperta, ma più o meno... Non ci vuole una quinta scienza a capire che queste cose vanno pulite. Per cui niente, questo era in generale quello più importante di quello che dovete pulire. Ovviamente, ripeto, andrà pulito anche lo specchio lì, sopra, il dentro, cioè intorno, tutto, perché non... adesso vabbè è abbastanza pulita, però dato che io l'ho usata, prima di fare questo video l'ho usata perché c'erano i vestiti, allora ho detto ne approfitto per farvi vedere come si pulisce la vaschetta e come si svuota. Niente, questo è tutto. Per altri consigli, altre cose che volete sapere, fatemelo sapere qui sotto nei commenti che io poi vi rispondo. Oppure farò un altro video a parte e vi risponderò a parte. Comunque aspetterò i vostri commenti qui sotto e fatemi sapere se anche voi ce l'avete di questo marchio qua. Comunque semplicissime da usare, vi assicuro che asciuga come non so cosa, perché molti dicono ma non, a me non mi va, non asciuga bene, lascia... No, dovete usare i prodotti, cioè i prodotti, le impostazioni giuste. Io faccio sempre armadio e la roba viene talmente asciutta che è una bomba, per cui vi rispondo in questo video che dovete vedere... i programmi ovviamente come vanno usati, perché se voi usate i programmi alla cazzo, cioè è normale, scusate la parola ma mi è sparata, è normale che poi non vi si asciuga la roba. Comunque non ci vuole una intelligenza. Se avete problemi andate dove avete comprato l'asciugatrice nel negozio e dite qual è il vostro problema. Non è che devo risolvere io i vostri problemi, perché io non faccio questo lavoro, cioè devi solo usare la testa e capire che va usata così, cioè non è che ci vuole una quinta scienza. Comunque niente.